Un agosto più che positivo, sufficiente in qualche modo a salvare la stagione estiva, ha dichiarato il consorzio albergatori di Carovigno. Mesi sicuramente non facili, vista l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, ma che dopo una partenza a scoppio ritardato sembra aver lasciato qualche soddisfazione in termini di numeri in questo finale d'estate. Il calo fisiologico dovuto ad una bassa stagione mai iniziata ha messo il consorzio nelle condizioni di avere un 30% di decremento sull'annualità, mentre il confronto con la stagione 2019 porta ad avere un trend di crescita pari al 5% nei periodi di riferimento. Un'analisi che guarda al futuro, analizzando anche le principali richieste di organizzazione e sicurezza chiesti dai clienti. Bilancio è positivo, partita una stagione in sordina, naturalmente dopo il 20 di giugno e usciti dal lockdown siamo riusciti a riprendere una stagione che nel mese di tra luglio e agosto ci ha dato delle grandi soddisfazioni. Il consorzio ha messo in atto tutto quello che naturalmente i protocolli di sicurezza OMS ci hanno richiesto e di conseguenza gli ospiti non hanno avuto nessun timore a venire in struttura, tenendo conto che ci hanno aiutato anche le forze dell'ordine e tutto quanto a mantenere ordine e soprattutto la richiesta di sicurezza nelle nostre strutture. Serve soprattutto dare agli ospiti la tranquillità e la sicurezza che nelle nostre strutture non ci siano problemi. Quindi questo è quello che serve. Abbiamo la fortuna di avere la Puglia che è immediatamente raggiungibile da qualsiasi posto, ma soprattutto con i mezzi propri.